Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Marco, lui è Luca e siete sul canale dei Legends. Oggi che cosa faremo? Come non lo sai? No. Facciamo sta roba dei vasetti? Se abbiamo fatto la prima parte una volta dobbiamo fare pure la seconda. Se no non ce la togliamo mai di torno. A parte che abbiamo lasciato in sospeso tanti di quei video che con la seconda parte, però adesso non ci sfugge. Eravamo arrivati a sbagliare il giorno del compleanno. Vediamo questa qua, allora. Dimenticare il deodorante. Ma in che situazione? Ovunque. Io quando dovevo uscire una sera mi sono dimenticato di darmi il deodorante. Hai appena finito di giocare? No. A qualsiasi sport? C'hai le ascelle che sono... No, perché puoi fare la cipolla. No, perché io il deodorante lo tengo sempre in borsa, quindi non è che... No, forse a me è successo una volta, non mi ricordo, però non sono sicuro. Una volta quando... quando sono andato magari a giocare così a pallavolo, che magari può essere che mi sia scordato di il deodorante, cioè di riempire il deodorante, quindi è come se non ce l'avessi. E quindi le mie ascelle avevano, quando entravo in una birreria o comunque quando entravo in un ristorante, la gente diceva: oggi stanno facendo la cipolla grigliata, siamo messi bene, no? Prossimo è sbagliare il dress code. Non ho la minima idea di cosa sia. Il dress code, allora, facciamo un pochino la traduzione letteraria. Allora, dress vestito, code codice vestito. È un insieme di regole scritte più delle volte tacite relative all'abbigliamento. Beh, io non ho mai sbagliato nessun dress code, perché non sapevo neanche esistesse. Non avendo a che fare granché con gli abbigliamenti, specialmente poi per quelli femminili come le gonne e così via, cioè, non è che siamo estetisti noi. No. Esteta era D'Annunzio. Esteta, teta con la... non farti venire in mente certe idee, però. Ah, questa. Carta igienica attaccata alla scarpa, no? Non mi è mai successo. Sì. Mi è capitato. Perché c'avevi la... No, non mi ricordo. La scarpa sporca mi è capitato una volta al cinema a Luci e una volta al bagno a Cracovia. Perché nessuno ha tappestato le scarpe, però? Eh? Perché nessuno ha tappestato la scarpa per farlo uscire e per farti vergognare davanti al pubblico di avere la carta igienica? No, vabbè, mi sono accorto subito, anche perché sentivo scivolare, quindi... Ecco, vedi, questo può succedere solo nei bagni pubblici. Passare da stalker. Io quando faccio questa faccia così può essere. Però, cioè... Passare da stalker mai, cioè mai veramente, forse nella fantasia o comunque negli scherzi così può essere, perché quando faccio la faccia così posso avere una faccia inquietante, spaventosa, però comunque, cioè, se mai me lo possono aver detto per scherzo quando facevo queste facce. Perché stai guardando il telefono? Stavo leggendo il barattolo lì. No, è appunto che sei continuamente interessato al barattolo, così fai lo stalker del telefono. Io dipende stalker in che misura. Cioè stalker con gli amici o stalker con... Ovunque. No, cioè, passare allora, da stalker. A parte che essere stalker devi non devi avere un... Aspetta. A parte che essere uno stalker devi proprio avere la giornata libera per passare il tempo davanti ai social o andare a guardare le persone. Quindi... E allora sono io lo stalker? Sì, da quello che hai detto sì. Ragazzi, potrei essere pericoloso. Cantar vittoria e poi perdere. A me sì, nei giochi di società magari, oppure anche a volte anche canto vittoria. Beh, non è che proprio è esplicitato il cantar vittoria durante delle partite magari di pallavolo che facevo quando avevamo proprio la partita in mano, così via, io già sentivo un pochino la... Però cioè, non bisogna mai cantare vittoria troppo presto, questo è quello che ho imparato, altrimenti rimani profondamente deluso e senza poter più uscirne, anche ci metti per diversi giorni, sapete. Io mi sono rintanato in camera per una settimana, non riesco. Però vorrei sentire qui, a proposito di cantare vittoria e poi perdere, chi nel momento in cui c'era quel derby Milan-Inter, ok, Inter-Milan o così via, chi è che cantava vittoria
per, nel primo tempo, che poi successivamente si è visto. È molto famoso quel derby lì. 4 gol in un. Faccio offendere l'Inter. Cantare vittoria forse una partita mentre eravamo in vantaggio 2-0, abbiamo perso 3-2. È quello che dicevo anch'io. Battuta che non fa ridere. Hai voglia, cioè beh, vabbè, oltre alle barzellette così che faccio le battute, comunque le battute che non fanno ridere, cioè quando nel momento in cui battiamo a pallavolo tu vedi qualcuno che ride? Cioè, ma renditi conto, ma che assurdità è questa? Questo vasetto, che assurdità è? Cioè, nel momento in cui... io faccio anche facciamo anche piangere delle volte, perché delle volte facciamo appunto diretto in battuta e la squadra ci rimane male. Basso, sì, è capitato anche a me non ridere per una battuta. Cioè, anzi, non fa. Io sono concentrato quando batto, ok? Se la gente non è concentrata quando riceve, io non so che cosa fare, però la battuta che non fa ridere a me è sempre successo. Non dico niente. Fare questa merda. Fare apprezzamenti alla sorella di qualcuno senza sapere che lo fosse. No. Li conosco bene i miei amici. Ma anch'io. Non è che non conosca se un mio amico c'ha delle sorelle o meno. Cioè, bene, se vedo uno sconosciuto e dico che bella ragazza, quello lì mi dice mia sorella, cioè. Ne so io, perché no. Tua sorella, non ti conosco. No, a me non è mai successo fare apprezzamenti alla sorella di qualcuno, perché comunque bene o male io so di chi sono fratelli, quindi non è che... Sono sorelle al massimo. È vero, hai ragione. Far partire il flash mentre fotografi qualcuno di nascosto, beh, a me, cioè, a volte durante anche delle fotografie su Instagram o così via, quando ti sorprendevo, una volta mi ricordo che c'era il flash che io mi ero scordato di disattivare, non mi ricordo adesso, però sono più sicuro che ci sia stato una volta il flash. No, io non mi ricordo, no, secondo me no, non è capitato. Impappinarsi in una telefonata importante. Beh, sì. Ma sì, può succedere. Assolutamente. Sì, può succedere, perché comunque se sei emozionato, si prende l'emozione, così impappinarsi. Ma mangiato la pappa? Cioè, mentre sei qui, fai... Mangi la pappa mentre parli. Ok. Quindi vuol dire che nel momento in cui ti impappi, il telefono ricordiamo... suona e... Pronto? No. Ricordiamo pappa? No, lui è un ospite, è un essere... Ciao pappa! È un essere sacro. Rispondere al saluto di qualcuno che non stava salutando te. Sì, può succedere, cioè nell'incrocio degli forse occhi... Forse al mare o piscina, non lo so. Nell'incrocio degli occhi può succedere, ma più di una volta, cioè non è che... Più di una volta rispondere al saluto di qualcuno che non stava salutando te. Sì. Dare buca per poi essere scoperti. No, questo no. Quindi, facciamo un attimo un ragionamento. Allora, tu dai buca, no? Quindi, tu affitti una buca, no? Per nasconderti magari da qualcuno. Poi dopo questo qui arriva e ti scopre. Ma come fa a sapere dove sei realmente? Cioè, lui scava la terra, cioè c'è un radar, c'è un metal detector, c'è qualcosa che ti rendi conto? C'è qualcosa che non quadra in questo video, capito? C'è qualcosa che non quadra. Non mi ricordo io, forse una volta, sì. Andare a pagare e non avere i soldi. Andare a pagare e non avere i soldi, no. Scusa, se sono cose che devo comprare qualcosa mica vado fuori senza soldi, perché controllo sempre. A volte però mi veniva la preoccupazione, ci avrò i soldi per pagare questa cosa? Sì. Insalata nei denti, no? Sì, schifo. Sì. Ma per fortuna me ne accorgevo quando me li lavavo. Prima di andare fuori comunque ti lavi i denti. Fare gli auguri per una gravidanza inesistente, però mi piacerebbe farlo. Non mi è mai successo, però una volta mi piacerebbe farlo. A una vanzona fai gli auguri. Quindi, la caduta dei gravi. Allora, la gravidanza, la danza, i sassi che ballano. La danza dei gravi. I sassi che ballano. Sei contento, no, di aver fatto questo tipo di video? No! Ho
oggi abbiamo parlato poi di temi che sono, non vanno al di fuori di dei temi che vengono trattati nel fare delle figuracce, no? Oggi abbiamo parlato di cose, ragazzi, molto importanti che vi serviranno poi nella vita, mi raccomando, state ben attenti a quello che fate. Quando fate le battute non ridete, perché dovete concentrarvi nel ricevere le battute, dovete concentrarvi, ma dovete fare magari una buca per poter trovare qualcuno, dovete fare... Bene, noi vi ringraziamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi salutiamo e vi ringraziamo, l'abbiamo già fatto. Condividete, commentate, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanella per le notifiche. Ho fatto la L rovescio, va bene lo stesso, vabbè, speculare. Fa lo stesso. Una, due L che si incontrano e si fondono in un unico... In un unico cerchio. Due L che si fondono però fanno una U. Vabbè. Siamo i Wegens. Siamo l'Unione Europea. Gens. Rimanete connessi per i prossimi video. Ciao.